Allora, parliamo adesso della distribuzione della carica all'interno della molecola. Le molecole possono essere molecole polari o molecole apolari, quindi con polarità o senza polarità, quindi quella che è la molecola nel suo complesso, particella neutra con all'interno dei legami più o meno polarizzati, quindi legami covalenti più o meno polarizzati, formano nel suo complesso un aggregato che è neutro. Dobbiamo vedere se questo aggregato che è neutro è polare o non polare, ma nel suo complesso. Diciamo che l'aspetto che va considerato per dividerli in queste due categorie è la simmetria. Se la molecola è simmetrica, proprio spazialmente simmetrica, quindi ha un asse di simmetria, allora è apolare, quindi ha una distribuzione omogenea delle cariche nel suo complesso. Mentre se la molecola è asimmetrica, sempre prendendo come riferimento l'atomo centrale, la molecola è polare. Vediamole, qui ho scritto le varie geometrie, vediamo di analizzarle. Quindi io ho una molecola lineare, qui sì che dobbiamo vedere se abbiamo un'equa ripartizione della carica piuttosto che una carica condivisa. Allora una molecola come questa, quindi Cl2, è sicuramente una molecola dove, essendo questo legame covalente puro, ho un'equa ripartizione della carica, quindi una molecola come questa è apolare, una molecola H2 è una molecola polare, va bene? Una molecola CO2, anche se è una molecola con più atomi, abbiamo visto che ha due centri repulsivi, quindi una molecola lineare, ed è una molecola che ha come asse di simmetria questo suo asse di simmetria, quindi ho una molecola che è perfettamente simmetrica. Quindi vedete, qui ho messo lineari perché sono formati da due atomi, ma lineari anche formati da più atomi potevano saltare fuori. Quindi se c'è una simmetria, la molecola è apolare, e invece polare nel caso invece in cui non ci sia una simmetria. Quindi questa qui era la molecola di HCl. Io so che il Cl, essendo più elettronegativo, formerà una molecola che sarà parzialmente carica positivamente dove c'è l'idrogeno e parzialmente con carica negativa dove c'è il cloro. Va bene? Quello che avevamo chiamato delta più delta meno, possiamo anche schematizzarlo così, tanto stiamo analizzando adesso la molecola nel suo complesso. Molecole planari triangolari hanno sicuramente una simmetria. Qui ho scritto il BF3. Allora, il BF3, cosa succede? Che il fluoro, essendo l'elemento più elettronegativo, tira verso di sé, però essendo i quattro vertici di questo triangolo equidistanti e tutti i carichi negativi, possiamo solo ammettere che questa sia una molecola perfettamente simmetrica, quindi le molecole planari triangolari sono apolari. Molecola tetraedrica. Nel metano abbiamo una grande simmetria. Adesso questo qui non è metano, è il CCl4. Abbiamo una simmetria, cioè so anch'io che abbiamo uno sbilanciamento di elettroni all'interno del legame covalente, ma a noi non ci interessa, dobbiamo guardare qual è la geometria della molecola e dire comunque noi la mettiamo, questa molecola è molecola simmetrica, essendo simmetrica è una molecola apolare. Vediamo queste qui, molecole trigonale piramidale. Avevamo visto l'ammoniaca. Ecco, l'ammoniaca è questa. L'ammoniaca tolgo, va bene, la tengo in mano qui, non è una molecola che ha una simmetria, non è una molecola che ha una simmetria. E quindi in questo caso qui avrò una zona della molecola che ha una polarità un po' diversa all'altra, no? Quindi una zona dove avrò una concentrazione elettronica diversa rispetto all'altra zona.
molecole angolate, vabbè, l'acqua per eccellenza è una molecola che è polare e di conseguenza l'asse di simmetria non lo posso trovare. Avrò una zona della molecola che è positiva e un'altra zona della molecola che è sicuramente negativa. Va bene? Ecco, per rendermi poi conto se una molecola è polare, se la sostanza è allo stato liquido, io posso sempre far cadere un filo, non so, un filo di acqua, mettere vicino questo filo di acqua che mi scende dal rubinetto una bacchetta strofinata su un panno di lana, e vedere come lo strofinamento della bacchetta di lana mi porta in superficie degli elettroni sulla bacchetta di lana. Quindi nel momento in cui io mi avvicino a una sostanza come l'acqua che è polare, vedrò il filo dell'acqua che viene deviato, cosa che invece non succede se io prendessi un liquido non polare come il benzene. Il benzene ha una molecola fatta così, la prenderemo in analisi. Qui il benzene in quinto è una molecola organica. Questa molecola è simmetrica, quindi una molecola apolare. Se io la avvicino a questa bacchetta strofinata, il filo del benzene mi scende esattamente in modo lineare. Va bene? Considerate poi che, pensando alla solubilità, quindi pensando al discorso della formazione di soluzioni, tra soluto e solvente ci può essere, ci deve essere, praticamente la stessa caratteristica, cioè polare scioglie polare, apolare scioglie apolare. Quindi io posso sciogliere sostanze polari come, non so, il glucosio nell'acqua, perché entrambe le molecole sono molecole polari. Se invece voglio sciogliere una molecola, solubilizzare una molecola non polare come l'olio, dovrò andare a scegliere un solvente che non sia polare, quindi come la benzina. Quindi anche in questo modo, quando andrò a formare poi delle soluzioni, devo tenere in considerazione questa caratteristica. Va bene? Noi adesso la stiamo analizzando, invece, ripeto, non tanto per vedere le solubilità, ma quanto per vedere i possibili legami secondari che molecole polari o apolari possono formare. Va bene? Quindi come è distribuita la carica e cosa favorisce la formazione della polarità della molecola.